È Ilvo Diamanti, il marchigiano fuori le mura per questo 2024. Sociologo, politologo e saggista, è nato a Cuneo. La cerimonia di conferimento dell'onorificenza si è svolta a Palazzo delle Marche, alla presenza dello stesso professor Diamanti, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Ne sono molto onorato, non lo dico per dire. Cioè, già mi sento marchigiano, l'ho già detto, perché ho già avuto anche di recente la cittadinanza onoraria a Urbino. E adesso, oltre a come dire, a un'identità urbana, la mia Urbino, ho anche quella della regione. Adesso non lo so, il prossimo passo cosa possa essere. Cittadinanza del centro Italia in generale, però e questo ha a che fare con il premio che ottengo. Le Marche sono, e l'ho scritto a suo tempo quando l'abbiamo studiata insieme ai miei colleghi dell'università, è il centro, cioè se noi dobbiamo fare riferimento a un ambito e a un ambiente territoriale, quindi anche sociale ed economico, urbano, che rappresenti il centro, l'ho anche scritto a suo tempo, e non puoi non pensare alle Marche, perché le Marche è al centro del centro. Questa è un po' la sua posizione. Ha caratteristiche, ad esempio, sia urbane, come dicevo, sia dell'economia, che sono tipiche, cioè rappresenta un po' tutto, è lì, nel passaggio tra nord e sud, e quindi da una parte sfoci in Emilia Romagna e dall'altra in Abruzzo, sei lì insomma, non molto lontano, e dall'altra parte ti trovi a Roma. E poi, ripeto, uno che come me ha insegnato più di 30 anni a Urbino e ha voluto restarci ad ogni costo, beh, non è casuale.